Buonasera, benvenuti alla prima puntata di Lupi si nasce di questo nuovo anno e come potete vedere non è cambiato niente per noi perché i nostri ospiti rimane la nostra colonna portante. Regia, tutto bene? Sì, pare di sì. Scusate, ho avuto io un'interferenza. Pier Giorgio Giorno, Sì, come è stavo dicendo. cambiato comunque qualcosa. Con l'anno nuovo abbiamo dei chili in più, Li quindi. smaltiremo durante le trasmissioni. Avremo cura di prenderci cura di questo dettaglio. Attilio Malena, direttore responsabile Calcio Mercato Report. Buonasera, Buonasera. buonasera a te, buonasera a chi ci segue da casa. Buonasera Alfredo Nardi, giornalista del Quotidiano della Calabria. a Buonasera. Francesco tutti, buonasera. Lembo, anche lui Buonasera a oramai tutti. è diventato importante risorse per Lupi si nasce e Alias non Gabbani. so. Allora, intanto ringraziamo come al solito i nostri sponsor, Villa Fabiano. Leggiamo un attimino, la regia ci manda le slide tra un minuto. È un affascinante resort a 5 stelle, se non erro. Dove, eccolo qui. Lo trovate a Cosenza, Rende, via Cristoforo Colombo, sulla Statale 19 a Rende Cosenza, dove potete fare dalla prima colazione al pasto, cena o pernottare, insomma, è un posto veramente carino. E dopo il secondo sponsor arriva Dolce Sophie, diciamo per un palato delicato, ma non solo, anche per chi mangia prodotti vegani, se non erro, Senza glutine. senza glutine, senza glutine. Ringraziamoli. Regia, va bene così. Pigigi, iniziamo con te. Si è chiuso il girone di andata. Ci vuoi tracciare un bilancio per il nostro Cosenza secondo il tuo punto di vista? Guarda Cinzia, si è chiuso il girone d'andata a Cosenza a 19 punti. Se dobbiamo tracciare un bilancio, direi che è positivo perché se il campionato fosse finito appunto nel girone d'andata, il Cosenza, nonostante tutte le vicissitudini che ha subito, sarebbe incredibilmente salvo. Ricordiamo a tutti che il Cosenza, ahimè, purtroppo nella seconda giornata di campionato contro il Verona non ha giocato, quindi abbiamo avuto una partita in meno persa a tavolino, quindi quella partita non l'abbiamo persa, ma non si sa se il Cosenza poteva strappare un punto o addirittura tre. Per non parlare dei tantissimi punti lasciati per strada o all'ultimo istante della partita o per, fammi passare il termine, per cappellate di difensive o dei portieri. Quindi tracciando un bilancio, nonostante tutte queste vicissitudini che abbiamo avuto, il Cosenza ha avuto la forza, soprattutto col gruppo storico della passata stagione, di tirarsi fuori dai guai. Secondo me la risalita, proprio la molla, è scattata nella trasferta di Crotone, dove il Cosenza è riuscito a vincere contro il Crotone, che a questo punto è diventata una diretta concorrente, è riuscito a vincere contro il Venezia, importantissimo contro il Padova. Quindi il Cosenza comunque le partite che doveva vincere, poi alla fine è riuscito a vincerle. Quindi ma magari c'è qualche pareggio in più, però tutto sommato, se guardiamo l'obiettivo del Cosenza a inizio campionato, era quello di salvarsi anche all'ultima giornata, quindi credo che il Cosenza è in linea con gli obiettivi dichiarati e quindi per il momento metterei la firma e mi dichiaro soddisfatto. Allora, Perfetto. carissimo Attilio, che intanto sta al telefono, ascoltaci, ti prego. Si può dire che dunque la delusione più grande di questo girone d'andata sia stato il Ripresa in Crotone, diretta. che dunque proviene dalla Serie A. Purtroppo non si è salvato, però insomma è andata così. Credi che dunque la squadra pitagorica riuscirà a riprendersi nel girone di ritorno? È la sessione di mercato che la farà da padrone e farà la differenza più che mai per il Crotone. È una sessione, secondo me, la più delicata di sempre nella storia recente del Crotone. Hai detto praticamente tutto tu. Le aspettative non sono state rispettate per una serie di motivi, vuoi per gli strascichi provenienti da inizio stagione, la vicenda con il Chievo, calciatori che potevano dare ma non hanno dato, calciatori in uscita. Oggi è stata la giornata dell'addio ufficioso ma non ufficiale di Budimir verso Mallorca e di Stojan verso la Steaua Bucarest. Questo fa capire come ci sia una non linea di continuità, come il Crotone effettivamente voglia tornare a voltare pagina. Però
Ci sono i mezzi effettivamente per cercare di tornare a recitare, non dico un ruolo da grande protagonista, ma quantomeno per centrare l'obiettivo minimo a questo punto, che è la salvezza. Il Crotone ha cambiato l'obiettivo, per forza di cose, deve guardare con oggettività a quanto sta vivendo. Il Crotone oggi ha come obiettivo quello di salvarsi, cercando ovviamente di arrivare il più in alto possibile. Nulla in Serie B è scontato, ma in questo momento, ripeto, è la sessione di mercato più decisiva e più complicata da portare avanti per il duo targato da Raffaele Vrena Junior e dal direttore Ursino. Esattamente, Cinzia, scusami un secondo, oltre agli acquisti, insomma, anzi, oltre alle cessioni del Crotone, ce n'è anche una ulteriore. Avvenuto appunto oggi, il difensore Faraoni è andato anch'esso all'Hellas Verona. È arrivata l'ufficialità, trattativa battezzata, prestito con obbligo di riscatto fissato a 380.000 euro. Ripeto, non c'è una linea di continuità. Quando dai via Faraoni, dai via Budimir, dai via Stojan, perni del scusami presente, se ti soprattutto interrompo. Sì. I nostri tifosi in realtà stanno, diciamo, bramando informazioni inerenti a Baclet. E noi li facciamo bramare, poi poi ci arriveremo, ci devono seguire. Noi dobbiamo, ci vogliamo seguire. Arriveranno perché ce ne sono di freschi. Concludo brevemente sul Crotone, sì, dicendo che non c'è una linea di continuità, si vuole voltare pagina però attingendo al passato, quindi non è escludere possibili colpi di scena dal passato. Ok, quindi Bacle ancora non ne parliamo. Sì, ma ci sarà tra poco. Arriva parleremo notizia di tutto il mercato del... Niente. Io devo seguire un attimino i miei tifosi, vedi, li vedo che scrivono, quindi devo capire anche se daremo una notizia certa, Pigigi. Allora, certo, noi non abbiamo la sfera di cristallo, né siamo noi al posto del direttore sportivo, che avremo poi in collegamento, quindi dico ai tifosi di seguirci, perché Trinchera poi magari ci dirà le ultime novità. Quindi oppure, un po' di pazienza, dai. Oppure Baclet, visto che ci segue ogni tanto, se ci sta seguendo può chiamare e intervenire in diretta. Lo gradiremo. Infatti. Volevi dire qualcosa? Stavi già leggendo? Già fatto. Okay. Andiamo da Alfredo Nardi. Qual è stata invece, a tuo avviso, la squadra rivelazione del girone d'andata? E se vuoi tracciare anche tu un bilancio sui nostri lupi, visto il campionato finora? Ma guarda, per quanto riguarda il Cosenza, non posso che, diciamo, ripercorrere le parole appena espresse da Pier Giorgio. Il Cosenza è partito per la salvezza, ha inizialmente pagato su diversi fronti lo scotto del noviziato, come si dice in questi casi, quindi ci è voluto un po' per adattarsi alla Serie B, alla mentalità della Serie B, però poi è riuscito a venirne fuori, un po' in maniera altalenante, però... se pensiamo che ha chiuso il girone di andata in una posizione che fosse finito il campionato gli avrebbe garantito la salvezza, non ci si può che ritenere soddisfatti, io immagino. Ovviamente chi conosce Braglia, per esempio, l'allenatore, sa che lui parte con un determinato discorso tecnico per poi, in base al campionato, agli avversari, ai calciatori che ha a disposizione, far crescere un po' tutti e modellare la squadra a sua immagine e somiglianza. Ripeto, ci è voluto un po', però adesso c'è la possibilità di accelerare un po', bisogna accelerare un po' per arrivare alla salvezza. I mezzi ci sono, si aspettano novità anche dal mercato su indicazione dello stesso allenatore, e come è avvenuto l'anno scorso, non facciamo parallelismi gloriosi, ma comunque come è avvenuto per l'anno scorso, alla fine si riuscirà a cavare qualcosa da questo campionato e le speranze di una salvezza sono veramente concrete per quanto riguarda il Cosenza. Però, ripeto, in basso le squadre si stanno rinforzando, c'è da fare qualcosa anche qui e comunque bisogna ripartire di slancio proprio nei mesi di gennaio e febbraio per mettere fieno in cascina. Perché poi verso marzo la classifica comincia a dipanarsi in maniera più decisiva e quindi lì poi devi soltanto
diciamo, mettere un po' di vittorie in più rispetto al passato, però comunque tenersi almeno fino a marzo a galla, agganciata alle posizioni che contano. La squadra rivelazione, a mio avviso, guarda, io non saprei dirti una squadra rivelazione, più o meno da quello che hanno fatto le squadre ci si aspettava quello. Non ce n'è una che ti ha, forse, stupito. Che mi ha colpito particolarmente, no. In negativo, purtroppo, sì, il Crotone, dobbiamo dirlo. Mi aspettavo qualcosa in più, anche dal Benevento stesso, per la verità. Però in positivo immagino che forse un po' il Pescara, non pensavamo all'inizio che potesse essere subito nelle posizioni che contano, però comunque più o meno in linea le squadre più forti sono lì sopra, insomma. Lecce e Pescara in positivo. Ma il Lecce me lo aspettavo che volessero fare un campionato importante, non me lo aspettavo dal Pescara, quindi sì, possiamo dire alla fine Lecce e Pescara, forse, dai. Ma io sinceramente non mi aspettavo un impatto così forte dal Brescia, nel senso che si conosceva le potenzialità economiche di Cellino, ma l'impatto che ha avuto Corini su questo gruppo è devastante, così come anche lo stesso Lecce. Però quando hai in attacco, quando hai Donnarumma, insomma, Tremolada pure, che non sta giocando. Poi centrocampo Tonali, un grandissimo giocatore. È arrivato De Sena, arriverà un altro attaccante. Siamo in linea, dai. Passiamo al Cosenza, finalmente i nostri tifosi gioiscono. PGG, allora, ci vuoi fare il punto sulle operazioni in uscita del Cosenza e sui possibili nuovi acquisti? Sì, allora, mo mi prendo 3 o 4 minuti così annoierò chi ci guarda da casa. Cercherò di fare un punto sintetico, ma quando si parla di mercato è difficile sintetizzare tutte le trattative in pochi minuti, ma per far rendere conto di quello che sta succedendo ai tifosi. Allora, il direttore sportivo Trinchera, nella prima parte di questo mercato, sta badando prima agli esuberi, cioè è una parola brutta, però ci sono dei calciatori che a Cosenza non stanno giocando, quindi non sono, cioè, sono già notizie di giorni fa, Verna è andato al Pisa, e Tiritiello è andato alla Virtus Francavilla in prestito, Berzotti è stato rispedito al Verona, che poi lo ha girato al Monza, Di Piazza in pratica è un separato in casa, non è notizia che diamo noi, ma la sanno tutti, quindi da qui a breve probabilmente la sua destinazione sarà Catania, però il Cosenza aspetta un conguaglio economico dalla società etnea perché ancora non intende liberarlo. Poi in uscita c'è anche Perez, perché Perez purtroppo non ha giocato quasi mai in questa prima parte di campionato, quindi da qui a breve dobbiamo capire se il direttore sportivo Trinchera sarà abile a trovargli una sistemazione. La notizia di Baclé, dico che purtroppo è vera, cioè nel senso chi ci guarda da casa, cioè non possiamo far finta di nulla. Al giocatore Baclé in queste ore sta tentennando, perché proprio la nuova proprietà della Regina ha messo sul piatto 2 anni e mezzo di contratto a cifre veramente importanti per un giocatore di 33 anni. Cioè Allan è un giocatore fortissimo, sì. Dove tutti i tifosi stravedono per lui. Però un giocatore a 33 anni si deve fare anche un po' di conticini in tasca, cioè è difficile trovare una squadra che ti offre 2 anni e mezzo di contratto a cifre, parliamo di cifre importanti, cioè non parliamo di bruscolini, quindi non mi sorprenderei, non mi meraviglierei, cioè è chiaro che il Cosenza al momento, soprattutto Braglia e Trinchera, non vogliono privarsi di Baclé, perché Baclé è un giocatore importante per il Cosenza, pure che gioca 20-25 minuti, Baclé ha dimostrato di dare il suo apporto, ha segnato 2 gol, ha fatto assist, quindi è un giocatore importante. Quindi fosse per il Cosenza non lo cederebbe, però l'offerta della Regina c'è, è importante, i contatti vanno avanti tutti i giorni, è giusto che i tifosi sappiano che da qui a breve Allan potrebbe partire. Cioè io qua lo dico, spero di essere smentito, però sentendo le cifre che girano, sinceramente fossi anch'io al posto di Baclé, spero di no, vabbè. Mentre sempre per mentre sì, sto facendo su queste sulle cessioni, sulle possibili entrate sono tanti i nomi, tante le voci che si rincorrono, spesso ci scrivono anche ma voi siti scrivete 3 nomi al giorno, 2 nomi, però purtroppo il calciomercato è questo, cioè noi riportiamo le trattative, poi è chiaro che
su 10, 11, 12 nomi che scriviamo, poi se ne concretizzano al massimo 2, 3, ma questo è il gioco delle parti, c'è una trattativa, uno vede quando piglia l'ingaggio, cioè non... Noi ci limitiamo a portare l'interesse, poi se l'interesse diviene una trattativa e se la trattativa si concretizza, poi quello è un altro discorso. E sul Cosenza, i ruoli che ballano, il Cosenza attualmente è alla ricerca di un portiere, ma non è nelle priorità di Braglia e Trinchera prendere un portiere, cioè stanno valutando la possibilità di rimandare Cerofolini alla Fiorentina, trovare una squadra a Saracco, visto che Saracco ha molto mercato in C, e prendere un portiere di esperienza da affiancare a Perina. I nomi che sono circolati, che noi abbiamo scritti, il Cosenza era andato all'inizio su Frattali, però il discorso si è interrotto quasi subito, perché il giocatore chiede un triennale a cifre importanti. Sul giocatore c'è il Foggia, ma anche il Foggia sta tendendo, perché il giocatore chiede un ingaggio non alla portata di tutte le squadre della Serie B. Quindi il Cosenza sta valutando al momento due opzioni. Una dell'esperto Pugioni, del Benevento, che non sta giocando lì, o in alternativa Leali, che in questo momento non gioca a Perugia e potrebbe cambiare aria. Però non è una priorità per il Cosenza prendere un portiere, è una cosa che si deciderà all'ultimo. Sulla difesa non credo che ci saranno grossi movimenti, in quanto l'acquisto del Cosenza è Capela. Capela è stato infortunato per 2 mesi e mezzo, quindi abbiamo visto che nella prima parte di campionato ha dato il suo contributo, è stato fuori, quindi l'acquisto per il Cosenza si chiama Anibal Capela, quindi credo che dietro non faranno nulla. Il Cosenza cerca un esterno destro da alternarsi con Corsi, era stato cercato Ghiglione del Novara, però Ghiglione nella prima parte di campionato non ha giocato mai. Col tecnico Baroni che è entrato ha giocato e ha giocato benissimo contro il Milan, quindi non credo che Ghiglione alla fine possa venire a Cosenza. Più fattibile il nome che abbiamo scritto anche noi e anche le altre testate, del polacco dell'Ascoli, che non mi viene in mente Kupitz. Il nome, e di Kupitz, che piace molto a Braglia, però su Kupitz ci sono altre 2 o 3 squadre, però l'offerta del Cosenza sull'esterno dell'Ascoli c'è. Probabilmente, dico io, dopo la partita che il Cosenza farà domenica contro l'Ascoli, sarà proprio l'occasione magari per sferrare l'attacco decisivo. Mentre sull'attacco, perché abbiamo detto che Di Piazza andrà via, Baclé c'ha questa offerta che purtroppo lo sta facendo un po' tentennare. E quindi il Cosenza poi alla fine, secondo me, sarà costretto ad andare su 2 attaccanti, quindi anziché uno andrà su 2, soprattutto anche se Perez poi all'ultimo. Quindi il Cosenza cerca una seconda punta veloce tipo Okereke, cioè nel senso un giocatore che piace a Braglia, che sappia pure che non segna tanto, ma che sappia comunque tagliare gli spazi. Nomi se ne sono fatti tanti, io mi tengo caldo, ma il nome di Sissé del Verona, perché è un giocatore che il Verona aveva fatto un investimento importante, però non sta giocando, il giocatore vorrebbe trovare maggiore spazio. Il Cosenza ha fatto un sondaggio, se ne parlerà più in là. Se poi partono pure Baclé e Perez è un altro discorso, il Cosenza poi sarà costretto a prendere pure una prima punta. Quindi scusate se vi ho annoiato, però ho cercato di sintetizzare. Hai fatto un bel quadro, hai fatto. E poi credo, come ha detto Alfredo, che poi interverrà anche lui, sarà fatto anche qualche limatura a centrocampo. Sì, prima di far intervenire Alfredo... No, invece volevo chiedere per Giorgio se è vera la notizia che ho letto online che Baclé è un po' puntellato anche dall'Alessandria, è vero? Sì, Alessandria è anche Piacenza, perché Cerri lo ha portato qui a Cosenza. Cerri è all'Alessandria e ha chiesto informazioni su Baclé. Anche il Piacenza ha chiesto informazioni su Baclé, però l'offerta della regina è impareggiabile, quindi... Assolutamente. È impareggiabile. Volevo chiederti se c'è qualche messaggio simpatico dei nostri telespettatori. Pigigi, dici che intanto puoi leggere, sì? E poi Pigigi, apriamo la linea ai nostri telespettatori. Ci ho trovato intanto un commento simpatico. Vai. Sì. Allora, ci scrive intanto Enzo De Nicolò. Pigigi, purtroppo nell'era Gargamella siamo abituati al vocabolario esuberi. Se non risparmia, nuovi giocatori non ne arriveranno. Ormai come DS si cercano solo elementi che si rivincono negli sconti di fine stagione.
Ma gli esuberi ci sono in tutte le squadre, cioè come ce l'ha il Cosenza? Purtroppo, come ha detto Braglia, si gioca in 11. Il Cosenza aveva fatto una rosa ampia per affrontare un campionato a 22 squadre, poi il campionato è stato quasi dimezzato con 4 squadre in meno. È anche chiaro che quando cambi 13 giocatori, poi qualche colpo puoi anche, tra virgolette, fallirlo. Penso sia fisiologico. E poi ci scrive anche Cataldo Cat Gentile: Pier Giorgio, mettiti a dieta che ti essere un'attia come centrocampista. No. Saluto Cataldo che ci segue da Brescia. Ciao. Sempre, è un fedelissimo. Ok, e ricordiamo che a fine puntata manderemo in onda il servizio con l'angolo del lupacchiotto del nostro Christian. E poi volevo chiedere ad Attilio Malena: tu che sei un super esperto del calciomercato, ci vuoi fare un punto delle maggiori operazioni e sui movimenti di questa Serie B? Non esageriamo adesso, ci proviamo, tra virgolette. Oggi è stata la giornata del Crotone in uscita, accennavo prima, soprattutto Ante Budimir verso il Mallorca, Adrian Stojan verso la Steaua Bucarest. In difesa sono ritornati forti su Nicola Spolli. Per quanto concerne il reparto d'attacco, resta viva la pista che porta a Pettinari. Il Foggia ha grandi obiettivi, non solo quello del portiere, resta caldo il nome di Frattali. C'è un nome che sta infiammando queste ore di mercato, riguarda soprattutto Jacopo Dezzi. Il Foggia ha sondato il terreno, ma in questo momento è sempre stato il primo nome sulla personalissima lista di Christian Bucchi per il suo benefico. Evento. Christian Bucchi e il Benevento che si preparano anche a raccogliere nuovamente Fabio Ceravolo, tanti innesti in uscita probabilmente anche da Parma, Emanuele Calaiò, su cui si sta scatenando un duello tra Foggia e Brescia, attivissima anche la Cremonese, proposta avanzata da 1,5 milioni di euro che sta valutando attentamente il Frosinone. Ciofani ha già detto sì, Sodimo ormai è una non notizia per quanto concerne sempre la Cremonese. Il Padova cerca un altro attaccante, ha chiesto Lollo all'Empoli, trattativa vicina alla definizione. Per l'attacco occhio a nomi caldi, soprattutto anche in ottica Cosenza. Per quanto concerne invece, chiudo, Montalto piace moltissimo alla Salernitana, in uscita dalla Cremonese, è un vecchio pallino di Fabiani che può in questa sessione di mercato concretizzarsi più che mai. Notizia sempre di oggi che riguarda Alessandro Rosina, che alla Brescia Doc non si muoverà dalla Salernitana a meno di offerte clamorose, nonostante ci sia stato anche per lui un sondaggio approfondito che però non è andato a buon fine da parte della regina, la nuova regina dell'Era Gallo. Okay. Soddisfatti? Direi che c'hai toccato. Attilio proprio... Non rimborsatemelo. A tant'anni. Mi sembrava di essere io in televisione. Ricorda alla regia, dopo che parla Alfredo, di mandare il numero... di provare a mettersi in contatto con il direttore sportivo. Ok, e in più per intervenire, come potete leggere in sovraimpressione, potete chiamare al 348 23 30 647. PGG sarà con voi, pronto a intanto rispondere. Intanto scusa un attimo, arriva sì. Un altro commento da Angelo Maurizio Marozzo, che scrive: Baclé non è un mercenario, lo state facendo passare per questo. Il Cosenza ma non no. Ha incontrato a Baclé. No, attenzione, perché io Allan è un mio carissimo amico, ma cioè, io lo conosco. Direi tutto tranne che un mercenario. Assolutamente. Ha dato tutto per il Cosenza, quindi è giusto che a 30... C'è un discorso di base, perdonami se mi inserisco. Sì, sì, no, tu prima l'hai detto, un calciatore 33enne, conosciamo la politica del Cosenza sugli ultra trentenni e soprattutto sui rinnovi di contratto che ballano. Balla ancora il rinnovo di Bruccini, balla il rinnovo di Dermagu. Quando una formazione ambiziosa come la regina della nuova era Gallo ti contatta e ti offre 2,5 anni di contratto a cifre attendibili, o sei un beniamino della piazza, oppure è logico e normale che ci pensi, soprattutto quando la regina da subito ti manifesta di entrare al centro del progetto. 5 colpi per la regina, a meno di clamorosi colpi di scena, anche sì, dilli, Baclé, dilli. Come ha detto De Falco, Bellomo, Strambelli, Bellomo, Dumbia e, non ultimo, Baclé. Tutti, tra l'altro, non con contratti annuali, ma con contratti da almeno 1,5 anni. Questo testimonia come la regina abbia grandi piani, grande potenzialità economica, ma soprattutto chi sceglie lo mette al centro del progetto, e vale anche per Baclé. Intanto, volevo chiedere ad Alfredo Nardi cosa ti aspetti da questo calciomercato del Cosenza, soprattutto quali sono a tuo avviso i ruoli che necessitano di avere correzioni, insomma. Ma guarda, come diceva Pier Giorgio prima, c'è da capire il ruolo del portiere, se sarà il caso di correggere poi qualcosa o meno, lo diranno gli eventi col passare dei giorni. In difesa stiamo bene, i ruoli da coprire sono quelli del laterale destro, un giocatore che sia capace, come lo è Corsi, di
fare tutta la fascia, quindi di supportare l'azione d'attacco e di eventualmente poi ritornare in difesa ed essere efficace anche in quel ruolo. L'attacco, lo abbiamo detto, dipende anche dalle partenze, ma un attaccante sicuramente arriverà, e poi un centrocampista. Almeno tre ruoli con, diciamo, di peso, con nomi importanti, non necessariamente nomi notissimi, ma comunque giocatori che facciano al caso del gioco di Braglia. E poi credo che se partirà... Pronto? Ah, cioè, forse spagnolo. Abbiamo in linea Trinchera. Il direttore. Sì, buonasera, sì. Direttore. Ciao, buonasera. Benvenuto nella nostra trasmissione, le do subito la parola a Pigigi. Sì, ciao Stefano, benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao, mi sento lontano però. Sì, ti faccio fare subito una domanda a bruciapelo da Alfredo Nardi. Sì. Buonasera direttore. Sento troppo lontano. Cercherò di alzare la voce. Volevo chiederle se... è possibile che ci possano essere, diciamo, delle entrate in questa settimana, solo questo? È possibile, sì, stiamo lavorando per questo, però il mercato è sempre imprevedibile perché a volte ci sono degli imprevisti, a volte bisogna ragionare sulle condizioni e su tante altre cose, per cui noi comunque stiamo lavorando su delle situazioni che cercheremo di sviluppare nell'immediato, poi se ci riusciamo questa settimana tanto di guadagnato. Sì. Okay. Ciao Stefano, io invece volevo, volevo chiederti, perché comunque la notizia è uscita, è sulla bocca di tutti, su una possibile cessione di Baclé e di Di Piazza, e poi se il nome che nei giorni scorsi è uscito, un nome importante, quello del Genova, Ome Onga, sì, è un nome verosimile per il Cosenza. Grazie. No, Ome Onga è un giocatore interessante che io ho chiesto sia al Genoa che al procuratore, però adesso ancora non è una situazione che possiamo sviluppare adesso, perché il ragazzo comunque non vorrebbe scendere di categoria. E quindi poi è funzionato anche da altri club di prima fascia che lottano per vincere il campionato. Mentre per Baclé il discorso è diverso rispetto a Di Piazza, perché Baclé per noi insomma, è incedibile, per la società e per l'allenatore è incedibile. Di Piazza invece ci ha chiesto di andare a giocare perché si è sentito poco gratificato, poco preso in considerazione in questo giro di andata, e quindi alla società ha chiesto di andare a Catania, dove probabilmente hanno intenzione di fare un progetto importante su di lui. Una curiosità da parte mia, direttore, buonasera, Tiglio Malena. C'è la volontà ferma, qualora si dovessero concretizzare queste due piste che prima lei citava, di prendere un grande attaccante a Cosenza? Beh, io non so che cosa si intende per grande attaccante. Noi più che prendere giocatori di nome, probabilmente abbiamo necessità di prendere giocatori motivati che vengono qui a Cosenza a lottare per un obiettivo importante, e quindi però non prenderemo sicuramente giocatori sprovveduti, anzi al contrario. A noi è importante tanto capire come ci si approccia alla nostra realtà, e noi sul mercato andiamo a individuare sempre i giocatori che hanno l'atteggiamento di come quelli che abbiamo, in realtà i giocatori che vogliono difendere ciò che noi abbiamo conquistato con i denti, e quindi vogliamo difendere la categoria. Direttore, una domanda, ma Baclé, sì, ce lo teniamo? È patrimonio oramai di UNESCO, diciamo, di Cosenza. Penso sia stato chiarissimo. Baclé per noi è incedibile, per noi deve rimanere, perché quest'estate c'è stato un equivoco dove lui comunque ha deciso di rimanere, anche se probabilmente non partiva tra i potenziali titolari, quindi siccome finalmente ha avuto il suo spazio, ha dimostrato il suo valore, e il mister gli ha dato anche fiducia,
No, il problema non ce lo prendo. Allora ce lo terremo, speriamo. Lembo, se volete. Direttore, buonasera, sono Francesco Lembo. Decide di andare via. La volontà non deve essere solo la nostra. È vero, è un bilaterale in questo caso. Allora, direttore, volevo chiederle se c'è qualche offerta in uscita per Leonardo Perez. Non ho capito. C'è qualche offerta in uscita per Leonardo Perez? Pronto? Senti, gliela... Prova? Gliela dice Cinzia, se no. Allora, c'è qualche offerta in uscita per Perez? E Perez è un giocatore che ha avuto poco spazio anche lui, quindi abbiamo anche ragionato sia con il ragazzo che con il suo entourage. Sì, si pensa di trovare una soluzione gradita per lui per metterlo nella condizione di giocare con continuità. Sì. Va bene così. E noi vi ringraziamo, siete stato gentilissimo. Se vi sento troppo lontano, scusate. Sempre Forza Cosenza, scusateci per l'audio. Saluto a tutti. Arrivederci. Un saluto per arrivederci. No, un amico da casa prima ci scriveva che le notizie che abbiamo detto erano vecchie. Gli diamo due notizie che si stanno chiudendo adesso. Il Venezia sta chiudendo Mancini, superando il Carpi, e la Ternana ha chiesto Fornasier. Vediamo se poi sono soddisfatto. A Marlena l'avete Parlavano colpito, del Cosenza, stasera forse. Torna a casa. No, sono perché già c'è freddo, quindi torna a prescindere. Marlena è sempre aggiornato H24. Ma io vorrei dire una cosa, ci chiedono i nomi. Quei nomi che sono usciti fuori in questi giorni accostati al Cosenza non sono arrivati naturalmente. Né da Trinchera né da insomma dal Cosenza non sono arrivati. Si è riusciti a saperli conosciamo benissimo il direttore Trinchera che non si espone mai lo disse anche se un giornalista io dico il nome di un giocatore che sto trattando anche se il giornalista mi giura con il sangue che non lo scriverà mai io non glielo farò lo stesso e in effetti in passato sono arrivati giocatori anche negli ultimi giorni del mercato i cui nomi non erano usciti per niente. Le classiche occasioni di mercato. Faccio una considerazione sul tuo discorso finale. Il grosso del mercato del Cosenza estivo dove è arrivato? Negli ultimi giorni di mercato. Quindi io credo che sostanzialmente i grandi affari che comunque ci attendiamo logicamente da Cosenza possano effettivamente arrivare negli ultimi giorni a meno che non hai 1 milione, 2 milioni di euro e vai a prenderti i giocatori. Ma questo stallo può essere legato anche a logiche future che si potrebbero poi apprendere successivamente. Sì, ma sono d'accordo con Attilio e Alfredo perché i blitz di mercato ci sono gli ultimi 2 o 3 giorni quando sia i procuratori e soprattutto i calciatori abbassano un po' le pretese quindi si può arrivare poi ad un accordo last minute come si suol dire. Prossima partita del Cosenza si gioca domenica ore 15 contro l'Ascoli, giusto? Sì. Pigigi, ovviamente sempre con te. La sosta invernale è finita, adesso che Cosenza ti aspetti di trovare? Io purtroppo il Cosenza stava giocando bene, cioè cacciata la sciagurata prestazione, anzi il secondo tempo contro lo Spezia, il Cosenza erano 4-5 giornate che faceva punti, quindi non sappiamo come troveremo il Cosenza dopo la sosta, però sicuramente troveremo il solito Cosenza Gagliardo che lotta su ogni pallone, pure l'Ascoli è una squadra che comunque centro classifica, però ha fatto degli investimenti importanti perché ha gente come Ardevagni, Ninkovic, cioè ha giocatori e sta anche ha preso il portiere Milinkovic-Savic, se non erro, in prestito dalla SPAL, quindi è una squadra che si sta rinforzando. E come tutte le partite di Serie B non sarà per nulla c'è facile. Una chiamata, c'è una chiamata, sì. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, parlate con Angelo. Ciao Angelo. Ci siamo appena sentiti nei commenti su Facebook. Sì. Io volevo parlare di alcuni punti che avete trattato e soprattutto volevo riferirmi anche di quello che ha detto Trinchera.
Allora, il primo è con tutto il rispetto per il suo collega, mi dispiace, come l'amico suo, ma è amico mio. Sembra veramente che sia stato presentato come un mercenario che debba dire sì ad una determinata offerta regina. No, guarda, scusami, ti Assolutamente no, interrompo io, non, perché assolutamente non è no. proprio, non hai capito, diciamo, quello che il mio collega voleva dire. È ovvio che un calciatore a una certa età, ma non perché Bacle è anziano, ma comunque qualsiasi umano, secondo me, o comunque faccio rispondere anche te dopo che chiudo solo una Sì, parentesi, no. qualsiasi umano, secondo me, per la stessa prestazione, se ti viene offerto 2 volte quanto prendi per fare la stessa operazione, per quanto puoi tenere ad una squadra, è ovvio che sei tentato a cambiare. Lascio rispondere No, PG. guarda, io sono con Allan, sfondi una porta aperta perché è un mio carissimo amico, cioè va al di là del rapporto che c'è tra Cosenza Calcio, cioè io con Baclay sono amico, quindi da amico capirei Allan se viene una squadra che offre 2 anni e mezzo di contratto a certe cifre, cioè perché io nel senso non mi sentirei di condannare un giocatore che... Se posso ti concludere il punto. Sì, dimmi, Pronto? dimmi. Sì. Allora, io quello che dico, io sono pienamente d'accordo con te e sinceramente, vista la posizione presa dal Cosenza nei confronti di Baclè e soprattutto visto quello che dice ora Trinchera, sinceramente sono il primo a dire andami vai lì. Perché avendo famiglia, avendo 33 anni, mettersi a posto per 2 anni e mezzo, per una cifra che sappiamo entrambi, perché anche io mi occupo di mercato, una cifra che non sappiamo se possiamo dirlo o meno, ma visto che me l'hanno detta, io non la riferirò, allora mi appoggio pure io a Baclè. Però se poi Trinchera telefona a voi e dice per noi Allan è un giocatore incedibile, però siamo a gennaio e continua a tenerlo in scadenza tra 6 mesi, è giusto che Allan si metta a posto per i prossimi anni a venire, perché è giusto che si faccia anche i conti in tasca. Sì, ma se Baclé o resta o va via, il mio giudizio che ho su Allan non Non cambia. cambia. Io sono Assolutamente, innamorato di Baclé anche come calciatore, ci ha portato in Serie B, quindi per io. me, Ciao. fosse per me, io lo farei sindaco a Baclé, cioè Assolutamente. io Ci non lo toglierei starebbe, mai. gli farei il Lo voterebbero sindaco. tutti. Ma scusa, posso dirti Comunque se... ripeto, semplicemente per specificare, perché poi giustamente avete 100 No, ma spettatori, non se passerà mai, Baclé. all'inizio che noi ci parliamo, magari io so la situazione, perché ripeto, mi occupo di mercato, e poi le persone pensano, ma Baclay ha ricevuto un'offerta molto importante, se intenda, può sembrare che Baclay passi alla parte mercenaria. L'importante è che siamo d'accordo sullo stesso punto. L'unica cosa su cui non mi D'accordissimo. trovo d'accordo è di certo Trinchera, che dice per noi Allan è incedibile, però a gennaio lo lascia in scadenza. Comunque anche tu se la Ma non ha confermi? detto questo, scusami, io sono Alfredo Nardi, buonasera. Non ha detto questo il direttore, non ha detto che lo lascia a scadenza. Se Baclé resta a Cosenza, io credo che alla fine Secondo me glielo pure. faranno una proposta di rinnovo, magari non per 2 anni e mezzo, poi starà a lui accettare o meno. E poi questa è una cosa che è anche normale per quanto riguarda il Cosenza, che Certo. si è affacciato quest'anno alla Serie B, ha un giocatore di 33 anni nel suo organico e naturalmente si fanno delle valutazioni. Non può pareggiare mai il contratto della regina di 2 anni e mezzo. Non sarebbe una cosa bella per il Cosenza. Io non sarei contento se il direttore sportivo o un presidente del Cosenza decidessero di fare 2 anni e mezzo di contratto a Baclay, perché sarebbero degli sprovveduti. Io su questo penso che siamo tutti d'accordo. E poi se lui decide comunque eventualmente di andare a Reggio Calabria, nessuno dice nulla, anzi, per carità. Senza Però dubbio, da qui, però, però scusami, da qui, perdonami che voglio dire una cosa con decisione. Da qui a pensare che stiamo facendo discorsi di giocatori mercenari, scusami, ma ce ne possiamo non lo diremmo disfare. mai, Diana, Per carità, non accettiamo assolutamente no. queste cose. Poi, perdonami, vorrei capire il tuo nome e perché ti occupi Angelo. di mercato, cortesemente. Grazie. Come? Vorrei capire il tuo nome, per esteso, nome e cognome, dove ti occupi di mercato. Grazie. Posso dire il mio titolo, non vorrei fare pubblicità cioè non sarebbe giusto. Come? Per noi non c'è Ma noi problema, non, cioè, guarda. No problem. noi non, non Non ti abbiamo facciamo problemi. pubblicità gratuita. A noi piacciono le persone che si presentano.
Allora, io mi sono presentato prima, collegandomi a quello che diceva il signore, io non vi ho accusato di aver dato dei merchandising. Va bene, abbiamo capito tutto, ti ringrazio per il tuo intervento. Siamo un po' lunghi. Un'ultima cosa. Sì, veloce. Forse il suo collega con il quale ci siamo chiariti mi potrà spiegare. Praticamente, a inizio anno, quando per me c'era stata appena rinnovato il contratto e doveva andare a catalizzare già dall'inizio anno, e lui disse di no. Se ora, cioè, una persona può capire in questo modo che se un'offerta può andare alla regina, cioè, non è così, non è così, ti ringrazio. Ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Buona serata, grazie dell'intervento. Intanto permettimi di farlo un saluto ai miei nonni che mi stanno seguendo, i miei fan numero uno, grazie. Ciao nonni. La pagina più bella è che si parli di Bacleo, si parli di tanto altro. Sto ragazzo qui vicino a me, di quanti anni hai, a chi ci segue da casa? 14. Questa è la pagina bella. Noi lanciamo i giocatori giovani, siamo per la linea verde. un saluto anche al mio mister Andrea Mignolo. Basta adesso. Allora io passiamo alle cose formali. Saluto il Possino, buonasera. Stavamo parlando dell'Ascoli, poi non mi ricordo, però è bello interagire con non ho capito, ma io sinceramente non ho capito la considerazione iniziale, cioè all'inizio telefonata ha chiesto effettivamente se avevamo definito Bacle mercenario. Sì, nessuno. Ci sono non è stato quello, quindi chiudi di Asuka Tanzaris. Bacle è amico. Non discriminiamo noi. Bacle secondo me è amico di tutta la città, quindi infatti, tutti gli vogliamo bene, ragazzi. Quindi nessuno mai, secondo grandi me, e piccini. Anche se dovesse andare a Reggio Calabria, nessuno mai si sognerebbe qui a Cosenza di dire una parola contro Bacle, che dopo 15 anni ci ha riportato nei nostri in cuori. Riportiamo anche un messaggio da casa, mi permette. Sì. Alfred, tieni uno stile unico. Perdonatemi il dialetto, non sono nella Alfred. Zona. Alfred. Saluto Domenico. L'hai pagato. Ci uniamo. Sì, se l'ho pagato, Domenico. Alfredo, volevo chiederti com'è la situazione terreno di gioco del Marulla? Perché l'hai fatta a me questa domanda? Perché sei più equilibrato. Io sono squilibrato. Allora, in questi giorni se ne è parlato, no? È uscito fuori negli ultimi 2-3 giorni di nuovo il discorso relativo al Marulla. Ma chi segue le cose del Cosenza, chi viene allo stadio, chi parla con la gente, sa che subito dopo l'ultima partita con la Salernitana sono iniziati dei lavori sul terreno del Marulla. Che cosa bisognava fare? Bisognava sostituire alcune zolle che quelle sulla fascia quasi fino a centrocampo, la fascia delle panchine. Poi però in tutto lo stadio, in tutto il terreno di gioco bisognava adoperarsi per creare un drenaggio migliore rispetto a quello che c'era precedentemente, perché il problema era proprio quello. Prima si era pensato di fare un determinato tipo di lavoro, poi se ne è fatto un altro, sono stati fatti dei solchi, dei microsolchi all'interno del terreno di gioco, è stata posizionata della sabbia di silicio diversa da quella che era stata posizionata prima, anche le zolle sono diverse rispetto a quelle di prima, che erano state coltivate nell'argilla, mentre ovviamente l'argilla poi diventa quasi come il cemento, sono state prese altro tipo di zolle proveniente da un'altra ditta, e quindi si sta cercando di arrivare a questa partita con l'Ascoli poi nel miglior il terreno, modo possibile. Scusami Alfredo, io ho saputo che è stato sempre coperto sia in caso di neve che pioggia, quindi preservato. Neghiamo che ovviamente la situazione del terreno è una situazione triste fin dall'inizio del campionato, per carità, i problemi ci sono stati tanti errori fatti, poi da chi si vedrà, però in molti hanno sbagliato valutazioni, hanno sbagliato magari anche dei lavori, per carità, qualcuno avrà fatto anche degli errori.
compresa la Lega naturalmente, che è quella che spinge per determinate cose, ma i terreni che sta curando la Lega sono tutti quanti un po' in difficoltà, per la verità. Quindi ora si sta non potendo fare dei lavori radicali, perché poi c'è il campionato, sì. Si sta cercando di tamponare diciamo. Se fino ad oggi, che è finito lunedì, non è uscito nulla di ancora di ufficiale per quanto riguarda eventuali cambi di campo, io penso che domani, così mi hanno detto poi in effetti, domani inizierà la prevendita, per cui che Dio ce la mandi buono, lo possiamo dire pure, vabbè, certo. Lo diciamo, però ma il tempo migliora tanto, non dovrebbero esserci grossi problemi. Speriamo. Poi però che non si dica che, come è stato fatto da qualcuno, che i giornalisti sono complici. Io oggi voglio fare il polemico, perché complici di cosa? Me lo dovrei... oggi è carico. Mi devono spiegare complici di cosa? Magari la colpa è mia, di Pier Giorgio, di altri, di Attilio, che il terreno di gioco è in quelle condizioni, oppure che si cerca di avere delle informazioni ma si trovano dei muri, perché evidentemente c'è qualcosa da fare. L'abbiamo scritto, cosa dobbiamo fare di più? Complici di nessuno. Bravo. Infatti, inoltre volevo dire che sono stati stanziati ben 75.000 euro per i seggiolini nei settori, insomma, in cui mancano. Perfetto. Sì, quella era una cosa prevista, non è, diciamo, il lavoro già da completo. Ci interessava il campo, perché il minimo comunque che bisognava fare era stato rimandato all'inizio di questo anno, sì. E quindi si farà, non so i tempi quali sono, ma i tempi saranno sicuramente rispettati, per carità. Alfredo, cosa ti aspetti della partita con l'Ascoli? La vittoria. Sì, a ruota, cosa vi aspettate? È uno scontro diretto. Facciamo parlare Attilio. È una gara complicata, perché l'Ascoli è una squadra che soprattutto in trasferta ha l'abilità di non far esprimere al meglio chi gioca tra le mura amiche. Il Cosenza ha dimostrato anche che contro queste squadre dà il meglio di sé. Quindi molto spesso l'Ascoli ha dimostrato di poter e saper fare anche la partita, quindi senza dubbio una gara aperta, ma il Cosenza, visto in questa stagione, ha tutte le carte in regola per poter fare bottino pieno contro l'Ascoli. Colgo l'occasione per aggiungere al fuoco che si sta scatenando intorno a Baclé una dichiarazione da un nostro collega amico Paolo Amedeo, che ci dice che le dichiarazioni di Trinchera, secondo lui, lo hanno di fatto liberato dando al calciatore la scelta. Mi pare effettivamente una considerazione pertinente. Giusto che decide il calciatore in questo momento. Mi loro possono normale. Fare poco. Il Cosenza non è può. Che decide solo Baclé, decidono però tutti i calciatori. Voglio dire, il Cosenza sarebbe una società folle se offrisse un contratto pari a quello che gli sta offrendo la regina. A quel punto il giocatore può fare quello che vuole, ovviamente. Resterà nella storia, inciso nel nostro cuore, quello che ha fatto Baclé, però poi cambiano, certo. Cioè il Cosenza deve guardare al futuro pure, no, anche l'Inter ha fatto a meno di Mourinho, tante altre vicissitudini che si sono chiuse, si rinnovano i campioni, anche se noi lo vogliamo io ottenere. Dico solo una cosa, abbiamo sentito Trinchera, spero che nella partita con l'Ascoli, lui ha detto no, ma io lui è un bugiardo, quindi lo dico, lui dice e non dice, spero che per la partita contro l'Ascoli ci può essere una sorpresa, magari ci sorprende portando a Cosenza domani, dopodomani, un attaccante di valore. Magari. Speriamo. Comunque, terremo aggiornati sulla la nostra lanciata, pagina. La lanciata. Segnatevi queste parole. No, perché Trinchera dice no, però quando Trinchera dice no c'è qualcosa ci che bella, secondo me... Fai l'esempio di Caccavallo. Fai un esempio. A me ha detto l'anno scorso che... Caccavallo assolutamente non lo trattiamo, il giorno dopo era lì. Sì, è di parola, vabbè, forse gli piace giocare così, dice di no, poi dice di sì. Allora, se non hai niente da aggiungere, io ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio i nostri ospiti. Peccato chiudere, perché è stata una puntata veramente bella, poi da casa ci hanno seguito in tantissimi, però dobbiamo chiudere, anche perché c'è mia moglie che mi chiude la porta. Sì, in realtà chiudiamo la puntata per Pigigi, sappiatelo, è la verità. Io ringrazio i nostri ospiti, Pier Giorgio Giorno. Ciao Cinzia. Attilio Malena. Un saluto agli amici da casa. Alfredo Nardi. Ciao a tutti, scusate un po' Francesco l'agitazione. Lembo. Grazie, aspetto poi in settimana con Lupi si nasce FM. Oggi così fa pubblicità. Sprizzante. Sì. Lanciamo l'angolo del lupacchiotto con il nostro piccolo Christian e vi ringraziamo per averci seguito
e poi niente, penso che va bene così. La messa è noi finita, ci vediamo con Lupi in trasferta domenica. No, no. Ci vediamo lunedì prossimo Lupi con si Lupi nasce. Si nasce. O giovedì o venerdì. Giovedì con... si nasce FM. Ok. Sì. Raga, un po' di organizzazione. Questa trasmissione è stata così. Baci rosso e blu. Ciao. Ciao a tutti. Buonasera a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata dell'Angolo del Lupacchiotto. Quest'oggi, beh, torniamo di nuovo all'attivo in questo nuovo anno, intanto buon anno a tutti, però con una puntata un po' diversa dal solito, perché come ben sappiamo il Cosenza ha riposato, cioè la Serie B ha riposato in queste ultime due settimane e si tornerà in campo settimana prossima, quindi sono qui per presentarmi quella che secondo il mio punto di vista è la migliore formazione, i migliori 11 del girone d'andata di tutta la Serie B. Allora, parto col dire che ho avuto un po' di difficoltà nel farla perché ci sono stati alcuni giocatori che ho escluso che però avrebbero meritato tanto. Detto questo, partiamo subito. Il primo giocatore è il portiere. Come portiere ho scelto Mauro Vigorito del Lecce. Perché? Allora, ha preso 23 gol, è vero che sono un po' tanti per una squadra che punta ai playoff, però ha mantenuto la porta inviolata per 6 volte e ha salvato il Lecce veramente con interventi strepitosi, soprattutto nelle partite più importanti. Quindi mi sono sentito di inserire lui e ho lasciato fuori Paleari del Cittadella, che comunque è stato il portiere che ha preso meno gol, escludendo ovviamente le ultime due partite che ha preso due imbarcate. Però in difesa, la difesa l'ho fatta a tre e qui vediamo un volto del Cosenza. Il giocatore che ho scelto è Matteo Legittimo, che è stato veramente un bel acquisto, una grande sorpresa del nostro girone d'andata e del nostro mercato. Ha salvato la nostra retroguardia con molti interventi decisivi in ogni partita, veramente secondo me non è mai stato insufficiente. Non ha ancora segnato un gol, però il suo apporto in fase difensiva è stato fondamentale. Gli altri due difensori sono Vasile Mogos della Cremonese, il terzino rumeno che ha già totalizzato 3 gol, tra cui uno contro il Cosenza che credo che ricorderete bene, che comunque 3 gol in un girone d'andata per un difensore dalla tanta corsa, alla tanta spinta e dal piedino abbastanza educato non sono mica male. L'altro difensore è Riccardo Brosco dell'Ascoli, per lui 4 gol, tra cui quello all'esordio proprio contro il Cosenza. È comunque un difensore che sta mantenendo gli standard della sua squadra, infatti l'Ascoli sta disputando una stagione più o meno tranquilla, un po' come il proprio reparto difensivo, che non ha preso tantissimi gol, diciamo, quindi mi sono sentito in serie Brosco. Allora, poi si passa al centrocampo. Il primo centrocampista è Valerio Verre del Perugia. Il Perugia che inizio anno era a ridosso della zona playout, quando è venuto a giocare a Cosenza aveva un paio di punti in più di noi, non di più, comunque la panchina in est traballava, era un momento difficile e Valerio Verre ci ha pensato praticamente quasi da solo a risollevare le sorti della compagine umbra con 6 gol nelle ultime 7 partite e quindi il Perugia è arrivato a ridosso della zona playoff. L'altro centrocampista è Gaston Brugman del Pescara, che sinceramente non avevo modo di toglierlo per come ha giocato, per il semplice motivo che il Pescara è tra le prime in classifica e lui ha sempre giocato al massimo dei suoi standard, ha fatto 3 gol e fornito un assist per i compagni, calcia delle punizioni stupende, io le vedo le sue punizioni, comunque è il faro di gioco del Pescara e su di lui ci sono già gli occhi molto attenti di alcune società di Serie A e direi a questo punto abbastanza giustamente. Poi passiamo sempre sulla tre quarti, andiamo sulla tre quarti e il centrocampista in questione è Filippo Falco del Lecce, che sulla carta diciamo dovrebbe partire come riserva nel Lecce, come riserva di lusso, solo che comunque quando entra fornisce sempre ottime prestazioni, ha segnato 4 gol, tra cui uno al San Vito e comunque è uno non facile da fermare, è uno sicuro con molto talento e molta esperienza. L'ultimo volto del centrocampo a 4 è Oliver Kragl del Foggia.
Allora, il tedesco, diciamo che è l'unico volto salvabile della stagione del Foggia, che fin qui è stata abbastanza altalenante, ricordando che comunque sono partite una penalizzazione di meno 8, questo va ricordato. Per lui 4 gol e 4 assist nel girone d'andata, tra cui la maggior parte su punizione, e comunque senza di lui il Foggia qualche punticino in meno l'avrebbe avuto sicuro. Passiamo al reparto d'attacco. In attacco, babù, come si faceva a non mettere Donnarumma? Alfredo Donnarumma del Brescia, che ha totalizzato 14 gol e 2 assist, veramente dopo la stagione strepitosa dell'anno scorso a Empoli, quest'anno a Brescia era attesa la riconferma, senza il suo partner d'attacco Ciccio Caputo, che tanto bene sta facendo in Serie A, e direi che Donnarumma ha risposto presente, ha segnato 14 gol e ha trascinato il Brescia nei piani alti della classifica, e se continua così io vedrei Donnarumma in Serie A già l'anno prossimo. Penultimo attaccante con la Mantia del Lecce, autore di 6 gol per una squadra che punta ai playoff, ma che comunque il La Mantia ha trovato il suo miglior marcatore, che comunque in attacco a Lecce abbiamo un'ottima alternanza, quindi non giocando sempre La Mantia comunque i suoi golletti li ha fatti, e io lo vorrei a Cosenza sinceramente, li sottolineo. Ultimo attaccante invece per chiudere questa top 11 è Leonardo Mancuso del Pescara. Allora, Mancuso che ha totalizzato 11 gol, veramente è stato insieme a Brugman il protagonista della stagione stellare del Pescara fino a questo momento, ha sbagliato poco nel girone d'andata se non nulla, e all'ultima giornata la tripletta alla Rechi di Salerno è stata veramente bella da vedere. Un attaccante che a me piace molto e sinceramente vorrei anche lui nella mia squadra. Detto questo, ricordo che ovviamente è una top 11 secondo me, quindi è soggetta a critiche, e vorrei giusto fare qualche applauso di merito ai giocatori che sono stati esclusi, quali Paleari, Okereke e Tutino, o Tonali, giusto per fare qualche nome. Detto questo, io ridò la linea in studio, ci salutiamo e ci vediamo settimana prossima dopo Cosenza Ascoli. Ciao!